professore, come sono stati questi 2 anni e cosa ci dobbiamo aspettare? Ma questi 2 anni sono stati una pandemia che ha colpito tutto il mondo. L'Italia è stata la prima paese occidentale fortemente colpito. Diciamo che sono stati dei momenti molto difficili. In questo momento abbiamo una situazione che grazie ai vaccini ci consente di affrontare la circolazione del virus, anche molto intensa come avviene in queste settimane, avendo fortunatamente un impegno molto limitato per quanto riguarda i servizi sanitari. La prospettiva è usare i vaccini al meglio e anche essere sempre pronti ad adottare i migliori comportamenti possibili. Un'ultima cosa, il fatto che i numeri sono buoni, sono in discesa, però c'è questa alta contagiosità che continua a resistere, quindi con il trionfo, tra virgolette, delle varianti. Il virus è nella sua storia, nella sua evoluzione, muta. Da parte nostra l'importante è identificare queste mutazioni, queste varianti, coglierne la valenza, soprattutto per quelle che sono cosiddette che c'è una preoccupazione, le VOC, per poter intervenire tempestivamente. Ritiene che siamo stati bravi a reggere sulla parte sanitaria e dove ha influito? No, basta.